Iniziato? Iniziato. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Come va? Oggi facciamo un piatto che piace a tante persone, che mi avete richiesto in tanti e quindi lo prepariamo in diretta. Facciamo le cozze ripiene alla pugliese. Allora, se c'è qualcuno già possiamo iniziare, poi magari durante la diretta ripetiamo tutti gli ingredienti. Diteci se si vede e si sente bene, così io non alzo la voce che sembra sempre che io urli durante le dirette. Diteci se si sente e se si vede bene, per favore. Fate qualche commento. Vado? Posso iniziare? Aspettiamo qualche altro secondo. Ok. Vabbè, nel frattempo io dico gli ingredienti, poi magari li ripeto. Perché arriva dopo, ok? Allora, gli ingredienti per le cozze ripiene sono naturalmente le cozze gentilmente offerte, cioè offerte che ho preso da Tonio Top Fish Mare Blu. Quindi le cozze che come vedete sono stupende, bellissime, enormi, veramente belle. Le cozze, le uova. Il pane ammorbidito, poi vi spiego tutto. Il pecorino romano. Io vi sto dicendo gli ingredienti giusti, che comunque sono nel link in descrizione. Le altre cozze, l'acqua di cottura delle cozze, l'acqua di apertura delle cozze, prezzemolo, aglio, pepe e poi l'ingrediente segreto che vi svelerò dopo. E qui sto cuocendo della salsa di pomodoro semplicissima, fatta con una base di aglio. E questo è il sugo fatto in casa. Adesso aggiungo qualche foglia di basilico per insaporire. Ora chiudiamo e poi ci andremo a mettere le cozze. Ora iniziamo a fare le cozze. Che hanno detto, si sente, si vede bene? Sì. Ci Ok, allora queste sono le cozze. sono le stelline. Sì, allora al lato della cozza troverete il bisso che voi dovete eliminare. Ora io qui purtroppo in queste cozze non ce l'ho, però è la paglietta che si trova a questo lato che voi dovete tirare fino all'estremità. Ora, se voi siete capaci, le aprite così a mano come ho fatto io con questa, altrimenti senza nessun problema, senza nessuna preoccupazione, le aprite in padella per 30 secondi. Poi che fate? Mettete una padella, mettete le cozze nella padella con un coperchio per 30 secondi, con qualche gambo di prezzemolo, qualche foglia di prezzemolo, giusto per insaporire un po' l'acqua di cottura dopo che ne uscirà dalle cozze. Le mettete con un coperchio, dimmi, per un minuto massimo, il tempo che le cozze si aprono. Appena vedete che le cozze iniziano ad aprire, spegnete tutto, alzate le cozze. L'importante è che abbiano cominciato ad aprirsi, così la cozza non sarà cotta, sarà solamente appena aperta e avrete ottenuto le cozze aperte. Quindi facilissimo. Ora, queste sono le cozze chiuse e queste sono le cozze che io ho aperto prima. Come vedete, anche se le ho aperte sul fuoco, sono perfette. Quindi sono state veramente pochissimi secondi. Ora, lasciamo qui da parte un attimo le cozze e prepariamo il ripieno, che è fatto di... Io avevo una fetta di pane secco, raffermo, e quindi l'ho voluto utilizzare. Nella ricetta non c'è, però è facoltativo, se voi lo volete lo mettete, se no no. Questo è il pane che io avevo e l'ho ammorbidito con l'acqua che ho filtrato dalle cozze, che ho ottenuto dall'apertura delle cozze. Quindi ho ammorbidito quest'acqua con l'acqua di apertura delle cozze. Adesso ci aggiungo il prezzemolo con l'aglio abbondante. Poi andiamo a rompere due uova. Io ne ho poche, però ne rompo due. Due. Ora un attimo solo che mi vado a lavare le mani, che ho toccato le uova. Che cosa aggiungiamo? Io sto aggiungendo il parmigiano reggiano, però la ricetta prevede pecorino romano, quindi aggiungiamo
abbondante perché il composto deve risultare sodo, altrimenti poi fuoriesce dalle cozze. Quindi abbiamo qui il pane raffermo che ho ammorbidito con l'acqua ricavata dall'apertura delle cozze. L'aglio, il prezzemolo, l'aglio, mettete l'aglio, l'aglio tritato. Io lo so che ora qualcuno dirà, ma no, l'aglio crudo. Sì, tanto adesso noi dobbiamo uscire tutti con le mascherine, quindi non succede niente, tranquilli. Mettete l'aglio crudo, anche se poi si sente. Cioè abbiamo tutti quanti le mascherine, non succede niente. Quindi, come il composto è ancora sodo, è ancora morbido, deve diventare sodo. Quindi che facciamo? Aggiungiamo ancora del formaggio. Ripeto, la ricetta originale dice di usare il pecorino romano. Io sto usando il parmigiano, potrei anche dirvi che qual è il pecorino romano, ma non mi va di prendervi in giro perché si vede che è parmigiano, perché il pecorino è più bianco del parmigiano, invece il parmigiano è più giallo. Però usate il pecorino romano. Il composto non è ancora bello sodo, deve essere proprio sodo. Se ci sono domande, dimmelo nel frattempo che io faccio il ripieno. Se qualcuno lo preferisce, l'aglio può anche non mettere. No, sì, lo devi mettere, perché nelle cozze ci vuole l'aglio. Almeno che non siete allergici, o proprio non vi piace, però il profumo dell'aglio serve. Ora, dopo questo, sedetevi tranquilli, respirate. Io metterò un ingrediente segreto. Cos'è? Che farà saltare molte persone sulla sedia. No. Io lo so che sembra strano, però invece ci va. La mortadella tritata. Questa è mortadella che ho tritato finissima. L'ho proprio tritata finissima per farla amalgamare bene al composto. Quindi la aggiungiamo. Prima di dire che non ci va la mortadella, provatela. Quindi il tocco della chef. Assaggiatela. No, questa è la ricetta di mia madre. Mia madre ci metteva la mortadella e io ci metto la mortadella. Quindi. E abbiamo messo anche la mortadella. Quindi, ripetiamo. Abbiamo messo il pane raffermo, ammollato, con l'acqua che abbiamo ricavato dall'apertura delle cozze. Poi, due uova in questo caso, voi regolate in base alla quantità, comunque le dosi sono scritte tutte nel link in descrizione. Due uova, pane raffermo, due uova, prezzemolo tritato con l'aglio, pepe, sale non ne metto perché ho assaggiato l'acqua delle cozze ed era proprio salata. Quindi pepe abbondante. C'era l'acqua di mare? No, l'acqua di apertura delle cozze. L'acqua di mare delle cozze. L'acqua dell'apertura dell'interno delle cozze. E quindi abbiamo detto pane ammollato con l'acqua di apertura delle cozze, le uova, il prezzemolo con l'aglio, il formaggio, il pepe e la mortadella. Ora, che cosa facciamo? Noi abbiamo qui le cozze. Formaggio indispensabile. Sì, per forza. Non si può sostituire. No, perché se no con che cosa la cocchi no. Le uova? Solo pane? Non ha senso. No, e non accocchierebbe nemmeno, uscirebbe tutto di pieno, ci vuole per forza il formaggio. Sì, ci vuole per forza il formaggio. Ora, questo è il ripieno che noi abbiamo ottenuto. Vedete com'è sodo? È sodo, non cade? È sodo. Deve essere questo sodo. Questo si appiccica alla forchetta. Sì, però deve essere sodo perché non deve uscire, poi il ripieno non deve uscire dalla cozza. Allora, e facciamo questo, prendiamo la cozza e andiamo a farcirla così. Ditemi se è a favore di camera vostra che vedete bene, altrimenti mi sposto. Così. E farcite la cozza. Provate a chiuderla, quello in eccesso lo togliete. Ora io la devo appoggiare qui perché non ho preso nient'altro. No, un attimo solo, che vado a prendere quelle che ho già preparato, che sono qui. Queste sono quelle che ho preparato precedentemente per non perdere troppo tempo qui. Quello è uno spago? Sì, aspetta, ora spiegherò tutto con calma. Quindi apriamo le cozze.
Buongiorno, è caduta una. La mettiamo, mettiamo il ripieno qui. E andiamo a chiudere. Ora, nella realtà dovremmo metterle così nel sugo, senza spago. Noi ne metteremo anche qualcuna senza spago. Per sicurezza prendiamo uno spago e lo arrotoliamo intorno così e lo andiamo a chiudere senza troppi, così semplicemente. Non lo dobbiamo chiudere troppo, vedete, non stretto. Proprio stretto, perché il sugo deve entrare nella cozza e soprattutto poi l'uovo in cottura si gonfia e quindi deve avere comunque modo di gonfiarsi, ok? Ora faccio altre, così vi faccio vedere. Così, prendete lo spago. E lo chiudete senza stringere troppo, così potete fare anche solamente due giri senza fare il nodo, così si vede bene? Ok, io continuo nel frattempo, se voi avete qualche domanda fatela pure che io vi rispondo. Lo spago è indispensabile, perché... No, non è indispensabile. Se fate un composto sodo non è indispensabile. Ora vi faccio vedere che io qui ho anche quelli senza spago e li metteremo nel sugo anche senza spago. Non succederà niente, perché ora vi dirò come fare per non far fuoriuscire il ripieno. Mi raccomando, il ripieno ci deve essere, se no non sono più cose ripiene, non siate tirchi, ok? Finisco. Non c'è nessuna domanda? E chiudiamo la cozza così, o con lo spago o senza spago. Lo faccio un'altra volta con lo spago per farvi vedere, così non troppo stretta, e richiudiamo. Va bene? Queste si possono fare anche fritte? Per farle fritte ci deve essere più pane. Qui c'è poco pane, c'è solo una fetta di pane. Poi magari un'altra volta le facciamo. È un'altra ricetta, è un'altra ricetta, sì. Ci vuole più pane e meno uovo, perché non deve gonfiare eccessivamente in cottura, ci vuole pane e solamente l'uovo. Per... qui abbiamo il pane come secondo ingrediente, invece lì il pane è il primo ingrediente principale, ok? Ora, dimmi tutto tu, che nel frattempo poi facciamo vedere la cottura del sugo. C'è altro, c'è qualcos'altro? No. No. Di rilevante no. Ah, ok. Allora, qui abbiamo il sugo che è quasi cotto, quindi siamo a tre quarti di cottura. Ora io abbasso, a me è una piastra elettrica quindi non posso abbassare la fiamma, abbasso solamente e faccio questo, appoggio qui il coperchio, le cozze, prendo sia quelle con lo spago che quelle senza spago e le vado ad adagiare così nel sugo, le metto dalla parte del ripieno così, cerco di chiuderle un po' e le mettiamo dalla parte del ripieno. E qui metto quelle con lo spago. Potete anche usare il cotone per chiudere le cozze se non avete lo spago. Un filo di cotone bianco. Metto così. Sì. Il video poi lo trovate su YouTube. Sì. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Se non siete iscritti, lo troverete là. Esatto. Dopo la diretta. Dopo la diretta, il regista lo caricherà su YouTube. Chiudete. Quindi non vanno fritte queste, no? No, vanno messe, vanno cotte nel sugo. No, queste vanno cotte direttamente nel sugo. È un'altra ricetta. Come, la... come, sto,
Le cozze fritte sono un'altra ricetta. Un'altra ricetta. Non c'entra niente con questa. Queste sono cozze di pene al sugo, alla pugliese. Come vedete, queste qua si cuoceranno nel sugo. Ora io riaccendo, avevo spento per non far schizzare, e metto le cozze. Vieni più vicino. Allora, io le ho messe separate, ho messo quelle senza spago da questa parte e quelle con lo spago da questa parte. Che cosa si fa adesso? Aspettiamo che arrivi al bollore, chiudiamo questa parte qui, non che serva per chissà che cosa, solamente per non farle asciugare troppo, le chiudiamo e aspettiamo che vada a bollore. Il prezzemolo è stato messo nel listino. Sì, ora lo metterò anche nel sugo. Ora che facciamo? Aggiungiamo un po' di prezzemolo, così, e portiamo a bollore il sugo di pomodoro, la salsa. Una volta che arriva a bollore, riprendi qui, così si vede quando prende il bollore. Ripeti che cosa? L'apertura della cozza. Sì, ora. Allora, un attimo solo. Una volta che prende il bollore, che cosa facciamo? Adesso inizia a bollire. Sistemiamo bene le cozze in modo che siano tutte ben coperte. Una così. Pezza. Copriamo. E mo nel frattempo che io ripeto tutto, poi vediamo che cosa sta succedendo qui. Allora, l'apertura delle cozze può venire in due modi: o a mano con un coltello, oppure dimmi. Beh. O a mano con un coltello, quindi fate il classico click qui. Quindi cozze crude. Cozze crude, fate il click, infilate il coltello. Lo fate passare dalla parte di sopra la cozza, così. Ora io non sono molto pratica, però. Vabbè, ci vuole il coltello. Ci vuole anche così. E avete aperto la cozza. Naturalmente la cozza deve andare in una valva. Oppure. Dimmi, regista. Non fare la tu, che non sono. Non dire che qualcuno dice, una signora dice che non sono così. Che cosa, non sono così? Non lo so. Non fare la turca? No, io sono pugliese, signora, non sono turca. Comunque, il tutorial. Lascia perdere. Oggi le hanno staccate tutte. Oggi su tutti i blog stanno succedendo cose. Lo fa vedere lei, la signora, il tutorial. Lascia perdere. Oggi su tutti i siti, ecco perché io sto ansiosa stasera. Su tutti i blog c'è un casino. Scusate la parola, ma oggi su tutti i blog, ecco perché io oggi stavo già ansiosa prima di iniziare. Cercate di seguire. E mi tremano anche le mani. Non dare. Ho visto altre dirette dove sono successe cose turche. Lasciamo stare. Allora, ritorniamo alla ricetta e ignora queste persone. Lascia stare. Allora, ho detto, o le cozze le apriamo così col coltello come vi ho fatto vedere adesso, oppure le prendiamo così crude, le mettiamo in una padella a fuoco altissimo con un coperchio e le facciamo stare un minuto massimo, anche di meno di un minuto, perché col coperchio subito si apriranno, subito. E quindi appena vedete che le cozze cominciano ad aprire, voi spegnete il gas e alzate le cozze, e le cozze saranno così, esattamente come questa. Vedete, questa qui sembra cruda, ma io l'ho aperta sul fuoco, non l'ho aperta a mano. Però sembra cruda, è stata veramente pochissimi secondi, quindi non subisce nessuna alterazione, non subisce una cottura. E mi raccomando, a conservare il liquido che ne fuoriesce durante l'apertura. Va bene? Dimmi, chi altro è mo? No. Allora, procedo. Che come abbiamo fatto? Rispondete di voi, la signora. Ma la signora non c'ha niente da fare. Da casa sua. Lascia perdere, ti sto dicendo. No, lascia stare. Allora, ignora, basta, perché mi fai agitare. Allora, ho detto, il ripieno da cosa è fatto? È fatto da il pane raffermo, ammollato con l'acqua. Ecco, vedi, mi sono dimenticata. Quest'acqua va a insaporire il sugo, quindi la mettiamo qui. La metto nei bordi. Qui.
Questa acqua è stata filtrata, eh? L'ho filtrata con un colino a maglie strette e con della carta assorbente. Ora, ripetiamo i nostri ripieni. Quindi, abbiamo detto, il modo per aprire le cozze sono due. Uno a mano, come vi ho fatto vedere, e l'altro in padella. Poi per pochissimi secondi, finché le cozze non si aprono. Il ripieno da che cosa è composto? È composto da del pane raffermo, meglio se di altamura, ammollato con l'acqua che abbiamo ottenuto dalle cozze aperte in padella, oppure dalle cozze che abbiamo aperto a mano, filtrata. Poi abbiamo messo le uova, il pecorino romano, il formaggio, il prezzemolo, l'aglio e io poi gli ho messo la mortadella. Se voi volete, non la mettete la mortadella. Io gliela metto perché questa è la mia ricetta. La ricetta originale non la prevede, però qui stiamo sulla mia pagina e io metto la mortadella. Ok? Ora, Sì, una volta che abbiamo messo. c'è qualcuno a ingaggiarmi che metta nuotata. Ah, vedi? Ecco, non è una cosa così strana. No, per me. Ok, una volta che abbiamo riempito tutte le cozze, vi faccio vedere ancora una volta come. Così, prendendo il ripieno con una forchetta, con un cucchiaino. E farcendo la cozza, togliamo la parte in eccesso, che se no altrimenti esce, così, o la mettiamo così nel sugo, oppure la avvolgiamo, la chiudiamo con uno spago, così, così, senza stringere troppo. Così, e la mettiamo a cuocere nel sugo. Ok? Se c'è qualche dubbio, dite pure che io vi chiarisco. Questa io naturalmente la metto a cuocere. Un attimo che adesso vi alzo da questa parte. Vedete? Il ripieno è nella cozza. Aspettate che prendo una forchetta per farvi vedere meglio. Questa già ha cominciato a rassodarsi, non è uscito. È tutto nella cozza. Ok, ora io la abbasso di nuovo per farla stare nel sugo. Questa qui, una ventina di minuti più o meno, ma perché io ce l'ho a fuoco basso, perché se il bollore è troppo forte, il ripieno rischia di uscire, solo per quello. Se voi avete tempo e modo di aspettare, fate così, come faccio io sempre. Io metto le cozze nel sugo che sta bollendo. Metto il coperchio e spengo per 10 minuti, in modo che le cozze non hanno troppo movimento durante il bollore e non esce il ripieno. E siamo sicuri che il ripieno non esce. Va bene? E ora vi faccio vedere che comunque il ripieno non sta uscendo. Ora, qui naturalmente, una volta che avete mangiato le cozze, avanzerà il sugo. Che cosa si fa con questo sugo? Mica si butta? Assolutamente no. Si condisce la pasta, che possono essere. Ho letto da qualche parte, ho letto in un libro che si possono condire spaghetti, linguine e addirittura le tagliatelle. Naturalmente, se voi volete fare un secondo, non condite la pasta, però poi quel pane vi mangerete un sacco, quel sugo vi mangerete un sacco di pane perché è veramente buonissimo, perché contiene tutto il sapore delle cozze, il sapore del condimento, c'è cioè il prezzemolo, è buonissimo. Va bene? Sì, quindi prezzemolo, non basilico. No, ho Qualcuno messo il chiede. basilico solamente per insaporire il sugo all'inizio, per profumare il sugo e basta. Però sopra adesso ci ho messo il Quindi ci va prezzemolo. un po' di Sì, ci può basilico, andare anche un po' di dell'impanno. basilico. Sì, io ora ci metto ancora del pepe perché rende il tutto più profumato e più buono. Se avete la possibilità, macinatelo al momento. E così il piatto è quasi pronto. Deve solamente finire di cuocere perché io, come vi ho detto, ho messo al minimo, però vedete il ripieno non è uscito, è ancora nelle cozze. Ora naturalmente è ancora liquido perché non è cotto. Quindi Col sugo, che il avanza, sugo era già preparato? sì, l'ho detto all'inizio, il C'è sugo è qualcuno stato che è in preparato. ritardo, Ah, non ho sì, il capito. sugo è stato preparato con un soffritto di Pensavo. aglio e olio e poi ho aggiunto la passata che abbiamo fatto noi in casa quest'estate. L'ho aggiunta. L'ho fatta cuocere per tre quarti, a tre quarti di cottura, quando cominciate a vedere che l'olio inizia a galleggiare, vuol dire che il sugo è quasi cotto.
A tre quarti di cottura aggiungete le cozze e terminate la cottura del sugo e delle cozze insieme. Va bene? Sì, un sugo semplice. Sì, un sugo semplice, salsa di pomodoro semplice con un soffritto di aglio. Sì. Io poi ho aggiunto del basilico. Era già stato preparato per motivi di tempo. Sì, solamente per motivi di tempo, se no dovremmo stare qui a aspettare che il sugo cuocesse. Fino a Natale. Va bene? Ok? Sì. Ora aspettiamo un altro po'. Se c'è qualche domanda, tu riprendi qui così si vede. Ho detto, al posto dello spago, che è questo qui, potete utilizzare il filo del cotone. Ora, se voi riuscite a non metterlo, è meglio, perché poi una volta che andate a servire questo piatto con lo spago, finché tolgono lo spago, srotolano, succede il finimondo sul tavolo, si sporcano le mani, succede di tutto. Io l'ho fatto perché... per farvi vedere tutti e due i modi di chiusura delle cozze. Se riuscite a metterli nel sugo senza spago, è meglio, per un servizio migliore, per non fare troppo caos a tavola. Ora, vedete quando io vi dicevo non chiudete troppo forte le cozze, perché altrimenti non hanno modo di aprirsi. Ecco, vedete? Questa cozza è perfetta, perché ha modo di entrare il sugo, è caduta, a modo di entrare il sugo, comunque modo di cuocere il ripieno. Io faccio così per far andare più in basso le cozze, in modo che... Ok? Quindi lo spago serve solo per non far uscire il contenuto. Sì, lo spago serve solo per non far uscire il contenuto. Non cambia nulla. Se, no, vabbè, lo spago non dà sapore, non cambia nulla. Esatto. Serve solamente per una vostra sicurezza, per non far uscire il contenuto. Per chiudere la cosa e contenere il ripieno, per non farlo far uscire, in effetti. La cozza. Ok? Il ripieno con la cozza aperta fuoriesce. Sì. Quello con no, potrebbe fuoriuscire, ma non fuoriesce, esatto. Vedi? Il tempo che si addensa. Sì, solamente il tempo che si addensa, un po' fuoriesce. Va bene? Sì. Okay. Gli ingredienti e le dosi sono nel link. Sì, gli ingredienti e le dosi sono nel link. Ora, una volta cotto, poi vi faccio vedere, vi faccio la foto e ve la posto, così vi faccio vedere come saranno le cozze cotte. È inutile che siamo qui ad aspettare 20 minuti che cuociano le cozze, perché sì, veramente non ha senso. Sì, è solo una questione di cottura. È solo una questione adesso di cottura, abbiamo già detto tutto. Ora io le devo coprire perché sta schizzando ovunque. Fammi vedere un'ultima volta. C'è un profumo buonissimo. Va bene? Posso chiudere? Sì. Ok. Allora, penso che abbiamo detto tutto. Mi dispiace che ogni volta succede qualcosa che rovina la diretta. È sparita, sì. Speriamo. Quindi, abbiamo, se c'è qualche domanda ditemela, così io vi rispondo e vi saluto. Vabbè, grosso modo sono state dette. È stato detto tutto. Ok, ringrazio Tonio per le cozze splendide, grazie Tonio. E poi vi faccio la foto del piatto finito. Ora, il video, una volta terminata la diretta, verrà caricato su YouTube, quindi chi lo vorrà vedere può andare a vedere su YouTube, sul mio canale, Cucina come Graziella. Se non vi siete iscritti e volete, iscrivetevi. Ora, scusatemi se sono diventata seria, però mi agito quando succedono queste cose e mi dispiace soprattutto perché nulla di grave. Una cosa bella diventa una cosa brutta. E va bene, e quindi ci vediamo giovedì. Per le dosi? Per le dosi sempre. Per due, no, per quattro? Sì, dosi non ricordo adesso sul blog per quante persone, credo per quattro. Sì. Vabbè, nel caso si dimezzano, per due? Sì, per due si dimezzano. Basta dimezzarle, sì, per basta due. Tutto. O moltiplicarle per otto. Per sei fate una sì, fate le proporzioni. Fate le proporzioni, va bene? Per diviso. Sì, ok, va bene. Poi ci vediamo allora giovedì alle 4:30. Penso che farei il mio bignè. Se riesco, sì, i bignè, perché mi avete detto tutti che non riuscite a fare questi benedetti bignè, li facciamo in diretta, così vi faccio vedere tutti i segreti, tutta la modalità di cottura, tutto quello che serve per fare i bignè. Va bene? Ok, allora ho detto tutto, ci salutiamo e ci vediamo giovedì alle 4:30, sempre qui. Grazie a tutti, ciao! Ciao Mattias! Ciao! Ciao!